la sede che ha il telefono con noi. Buongiorno ragazzi. Perfetto, perfetto. Come state? Io mi sto ancora svegliando. Ecco, allora, io ogni volta che parlo con voi, uno degli argomenti principali è la gestione del vostro sonno. È come se tutta la vostra vita ruotasse un po' intorno a quanto potete dormire. In questi giorni qua, come sta andando lì? Cioè, che orari vi fanno fare? Con le fruste ci muovono per svegliarci, perché noi sai come siamo. No. Tre ore al giorno è tanto, bro. Sì, adesso si dove. Come fate a deambulare? Allora, mamma, entrano in camera, si aprono la finestra, si tolgono via le coperte, ci fanno dai su! E voi fate tipo: no, ancora 5 minuti, fammi dormire ancora 5 minuti. E poi vi tirano via. Sentite, vi state divertendo? Cioè, alla fine, visto che per voi è un'esperienza completamente nuova, diciamo che. Essendo tra noi tre, almeno ci salviamo a vicenda, quindi ci riusciamo a divertire. Ci salviamo a vicenda. E come vi tratta la gente? Come vi tratta? Ma come delle principesse. Sì. Le migliori sono le signore anziane che ci strattonano, ci molestano. Infatti siamo titoli di tutte le nonne ormai, amore mio. Ma perché vogliono le foto, vogliono i selfie, così. Sì. Fammi la foto per mio nipote. Certo. Senti, quanti anni ha, secondo voi, la persona più anziana con cui avete dovuto fare una foto in questi giorni? Plant, uno anche l'ha ormai conosciuto per nome. Sì? L'abbiamo beccato più e più volte. Ah, sì, un tipo, mi sa Pippo si chiama. Ormai è il nostro bro, c'ha tipo 80 anni il tipo. Cioè, Bimbo Sed nostro ufficiale. È il più anziano Bimbo Sed che esista. Pippo di 80 e qualcosa anni. La Fosca vuole sapere, secondo me, sì. Allora, quando urlate, vai in saturazione, cioè vai in saturazione il microfono. La Fosca vuole sapere, secondo me, con anche un pizzico di gelosia, se il signor Boiteo si è baciato con la Bertè. Sì, è accaduto. È nato un amore? Sì, ma lei potrebbe essere parte del vostro gruppo, no? Come atteggiamento, come attitude, sarebbe perfetta dentro. Lei è super punk, in teoria deve essere la mamma di Plant, perché i capelli... Lei è più sì, da un punto di vista cromatico è più vicina a Plant. Sentite, invece, io volevo parlare con voi in questi giorni in cui siete lì, che tipo di atteggiamento avete nei confronti dei giudizi esterni? Cioè, i social li guardate o vi hanno detto: allora, per questa settimana, ragazzi, chiudiamo tutto, sennò poi impazzite? State guardando quello che succede? Abbiamo smesso di guardare perché ci becchiamo troppi insulti e ci fanno incazzare, basta. Il rischio è quello, no? Che poi ti deconcentrano, ti fanno... Però sapete che invece io sono rimasto stupito da come siete stati accettati bene da chi non vi aveva mai sentito nominare prima, no? Perché noi lo stavamo dicendo da un po': lasciate parlare la musica. Infatti adesso finalmente c'è la musica che parla per noi e non le cazzate. Stiamo portando un messaggio super mega importante, molto serio sul palco, quindi magari stiamo facendo... Quello ha fatto, sì. Sì. Poi ogni giorno porteremo un messaggio nuovo a cui ci teniamo, quindi restate incollati a guardare. Bello, portatori di messaggi. Sì, ma infatti io ho fatto un giro anche su Facebook, che è un po' il regno di noi boomer, diciamo. Sì. E devo dire che ho visto... Posta ancora su Facebook. Esatto. Sì. Però ho visto tantissimo apprezzamento. Le persone, e il commento principale è: no, grandi, che messaggio, che importante che hanno portato. Sì. Io vedevo più hating da prima dell'esibizione, magari perché vedevano il nostro passato e basta. Da quando ho visto la prima esibizione sul palco di Sanremo, ci sta arrivando molto più amore. Sì, è migliorato. Facebook. Sì, chiudi Facebook. Senti, con chi sto parlando in questo momento? Chi è che ha in mano il telefono? Il signor Boiteo, Plant, chi è? Tutti e tre. Ah, tenete in mano tutti e tre. Avete preparato la cover? Siete carichi per la cover di Lamette? Bro, stra carichi. Cosa più divertente che facciamo sul palco di Sanremo, la cover, proprio ce la spassiamo a fare. Ma lì suonate anche un po'? Cioè, avete strumenti o fate voce? No, facciamo i pazzi. Fate i pazzi sul palco, bello. Allora non vediamo l'ora. La serata delle cover è domani, insomma. Non vediamo l'ora. Ragazzi, in bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Daghe! Ciao la Sal. Sì, niente, andate tutto in saturazione. Ciao ragazzi. Vero, amore, sei nostro fratello. Lo so, anche voi. Ci vediamo presto appena tornate. Ciao.